Peso normalmente il 1° maggio, quest'anno il 21, non cambia nulla. L'energia, la voglia, ma soprattutto la carica della marea della maratonina pretoziana inizia ora! Buon divertimento ragazzi! È sempre meraviglioso vedere tutte le persone che affrontano in maniera diversa. Loro corrono prima di partire, ma no ragazze, si deve un po', almeno 50 metri correte. Vi ricordo che i negozi per lo shopping sono chiusi. No, lei con la borsetta fa matti, ma dove ti presenti con la borsetta? È fantastico, con le cuffie se la staranno cantando e suonando. Tra poco invece vedremo quelli che hanno voglia di correre, che stanno passando avanti. Questo è lo spirito giusto. Meraviglia, meraviglia, meraviglia. Chi non è passeggino, chi non è cagnolino, chi dicevamo dove passiamo. Lei ha detto ma chi me l'ha fatto fare? Guarda lì, queste sono quelle più fashion. Allora, l'anno prossimo, oltre alla maratonina pretoziana, organizziamo un defilé di moda. Perché per molte quello è un defilé di moda. Ma è fantastico ed è lo spirito giusto. Ora, anche questa è una cosa che da anni ricordiamo. Fra poco vedrete passare i primi. Verso le 3 di pomeriggio gli ultimi, quindi rassegnatevi, saremo qui in vostra compagnia. Da questo momento è possibile far accedere i bambini all'area, l'area dedicata ai bambini è quella, potremmo decidere. Mamma mia, questo magari era solo, ragazzi, mamma mia! Anzi, va più veloce della macchina, sta dicendo la macchina. Allora ragazzi, il primo del gruppo Unite, quello normalmente più numeroso, ma gli atleti sono tanti, uno dell'Attivo, uno del Bipoppa, credo, sì, eccoli qua, questi sono gli atleti, questi sono quelli che normalmente corrono non solo la domenica, la prima donna del Club Interamnia, e adesso la seconda ragazza dello che partecipa quest'oggi alla 42esima maratonina pretoziana. Questi li potete anche applaudire, poi fra un po' arriverà quello che, per cui io vengo da anni, il gruppo delle persone che sta qui e che affronta i 5 km in maniera completamente personale. Eccoli qua, eccoli qua. Ragazzi, potete recuperare tranquillamente, Vai, andate, 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 li state staccando. Si vede anche quelli che stanno dando tutto ora, non consci del fatto che stanno a meno di 1 chilometro di tutta la corsa. Allora, ragazzi, dai, cioè, c'è dello stile in alcuni, c'è dello stile in alcuni, in alcuni, in alcuni. Quest'anno posso dire che a occhio, un occhio abbastanza allenato, tante ragazze, tante donne, tante persone che partecipano, tanti bei fisici devo dire, non poi anche lì sfiguriamo, c'è chi corre col tutore, ma fantastico, vai 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 vai! Ancora c'è gente, qui ancora c'è gente che corre. Vi dico solo che c'è qualcuno che ancora è dall'altra parte, ecco. Vai, vai ragazzi. Io, mentre alla spicciolata i 2000 partecipanti percorrono Corso San Giorgio, io ringrazio i partner commerciali che anche quest'anno ci permettono di organizzare insieme al gruppo Bodistico Amatori Teramo questa giornata di sport, questa giornata di amicizia, questa giornata di fitness, questa giornata
meravigliosa di stare insieme, il Russo, il mamma di Luigi Di Battista, di là, state attenti, di là, Sirio Concessionaria, Di Mattia Fiore, impresa di costruzioni, Abimat, materiali per l'architettura, Edil 83, Hotel Abruzzo, Fabi Tende, LDR Group, poi gli altri, altri parlate di ricorderò fra poco, ma ne vediamo tante di maglie, maglie di ogni colore, verde, rosa, del club Interamia, rossa, del gruppo Ulisse, Cluo, del gruppo Wellness. Poi ci sono ancora i dottori commercialisti della città di Teramo, signora di là. Poi c'è un rettore, il numero uno, io correrei con lei, ma purtroppo non ce la faccio. E quindi torno indietro. Non posso lasciare. Vai, vai ragazze che ce la potete fare. Mancano solo 4 km, tranquille. Normalmente quando gli dico in fretta non lì. Eccolo qua, Lucky Group. Ciao ragazzi, stiamo arrivando, non vediamo l'ora. Fantastico, loro tre che mentre corrono dicono ma chi ce l'ha fatto fare? Stavano tanto bene a casa, giusto, giusto, giusto. Io loro le adoro, lei che parla al microfono, loro che sentono con le cuffie, fantastiche, fanno tanti buoni, credo qualcosa di meraviglioso, qualcuno con i passeggini li supera. E le coppie che si conoscono, che si fidanzano, mamma mia che bello, mamma mia che bello, guardate che bella cosa è guardare il corso e vedere la marea che dovrebbe correre ma non lo fa e cammina. C'è un gruppo che poi vorrei conoscere, sulla mia cartellina mi hanno scritto che c'è un gruppo di sopravvissuti, poi vorrei sapere a cosa, però sono i sopravvissuti. Poi ci sono il gruppo dell'Ordine degli Ingegneri, dottori commercialisti contabili di Teramo, c'è anche il collante della Valvigno di là, ma ne è abituata a shopping normalmente, e quindi ogni quando lo shopping. Il cane penso che mi stia maledicendo, però va bene così. Ciao ragazze, c'è chi va in bici. Dovrebbe essere il liceo scientifico, dovrebbe essere. Baldini, sì, lo so. Stefano Baldini sempre con noi, ogni anno, da tanti anni, purtroppo, però è sempre con noi. No, io devo sapere che è sta fascia rossa. Che cos'è? Le mamme del liceo scientifico. Le mamme del liceo. Ascolta, cose strane, te lo dico io. E tanti anni che lo faccio, cose strane quest'anno. Poi, la signora si nulla. Ogni giro ha detto che si toglierà qualcosa. Ascolta tesoro, ascolta. Lo dico per te. Ne mancano ancora 4 di chilometri, che facciamo? Ci prendiamo un caffè o continuiamo? Che continuiamo, bene, vai allora, vai. Fantastica. Signora di qua, però. Ciao, no, fate suono, mi viene pure. Signore, per lo shopping di qua, per la corsa di là, ok? Così. Per dire. Noi ci siamo, Ah, già arriva, no? Non lo sprecare perché ci serve dopo per la puntata di mamma, scusate. Oh, adesso comincia il bello. Da questo momento, proprio dal 1474, inizia la camminata. Di quelli proprio meravigliosi che io adoro, che sono molto meglio di me perché io non riuscirei neanche a camminare, di quelli che hanno deciso oggi di passare la domenica mattina insieme a me. Loro si sono svegliati adesso, quindi corrono ancora un po'. Buongiorno, buongiorno. Come va? Come va? Bene, bene. Ok. Grazie ai ragazzi della Croce Bianca. Belle che
che c'è gente, e lo giuro perché lo so, che è la prima volta che corre nella vita, quindi non sapeva che fosse stancante e quindi si trova in difficoltà, però è bello. Solo per dirvi, gruppo Unite, che il rettore è passato un quarto d'ora fa, anche per rispetto a te. Ho scoperto che voi siete le mamme del liceo scientifico, giusto? No, non siete. Attivati! Ah, ok, però ci avete tutte e due la madre vera. Attivati, molto figli, molto figli. Ma è certo. Sono d'accordo con tutto quello che state facendo. Poi ci sono quelle che quando arrivano sotto l'arco hanno fatto finta di correre, hanno cazzeggiato fino ad ora, adesso per far vedere al pubblico fanno questi 30 metri di corsa, adesso all'angolo ricominciano a camminare. Io con la birra fantastica, purtroppo è alla terza, questo è il problema, non è la prima birra che si fa. Eccoli qua, liceo scientifico. Papà e mamma. Tranquillo, proprio. Chi gliela guasta a questo? Noi dobbiamo prevedere. Vedo Giacomo non c'è stamattina. Allora, Giacomo, il presidente, non c'è stamattina. Come l'ho visto prima, vabbè, parlo con voi, tante uguali, dobbiamo prevedere tanto cosa, un buffet per queste qui, cioè del caffè, qualcosa, queste non è che stanno ancora, cioè prete tanta. Almeno quando passate fate finta, no? Dico io, come fate a scuola, fate finta. Io ogni anno mi emoziono quando passano loro, ve lo dico, veramente mi emoziono. Scusa, vado da te. Quest'anno, non lo so perché, ti vedo di un relax incredibile. Ci vogliamo vedere la giornata. Bellissimo, bellissimo. Quindi per pranzo non tornate. Assolutamente no. Perfetto, ok, ve l'abbiamo detto. Perché? Ok, forse serve un altro passeggino, così, è così insieme, veramente. Oh, qua, la bicerania, bravissimi, a loro dovete fare l'applauso, grazie ragazzi, grazie veramente. Tu dovresti essere lui, tu chiudi. Ok, adesso c'è la pausa. Ci sono anche un giro di ciò, ma non è un'altra linea.
Thank you.